A te che abbiamo detto i sorelli di attenzione, ci siamo, vigilia di Verona contro Juventus, le dichiarazioni del nostro allenatore Thiago Motta, il campionato, gli sponsor veri e quelli. Che parla della differenza mediatica di Raccoli. Thiago Motta dice solo una cosa: è contento del mercato e questo è il nostro virgolettato. Poi una frase di giorno perché manda soltanto degli anni positivi. Stiamo costruendo un direttore giunto in una squadra competitiva per lo scudetto. Dei giornalisti e le ali sono fondamentali. Sulle ali si vincono e si perdono le partite. Ecco perché con Seisao da una parte e Gonzalez dall'altra vanno ad accrescere la qualità del gioco bianco-nero. E vediamo adesso se giunto lì si stoppa qui o se come siamo noi arriveranno. Giocatori, ottimismo contagioso quello che rilascia Thiago Motta prima della partita molto importante contro il Verona. Ma attenzione alle altre dichiarazioni. Quelle di Nardi, il fisio di Sinner, che poi alla fine il racconto mediatico oscurato fino all'altro giorno, poi rivelato dopo che è stato assolto Sinner, ha condannato, perché è stato licenziato dallo stesso tennista di San Candido, il suo fisioterapista, colpevole di essersi fatto male a un dito, averlo medicato con la pomata proibita e poi massaggiando Sinner di avergli trasmesso nel corpo una quantità infinitesimale di sostanza. Cosa dice Nardi? Attenzione ragazzi e ragazze. Nardi dice: è proprio vero che esistono due binari della giustizia, quella vera sancita dai tribunali e quella purtroppo più efficace sancita dai media, perché noi insistiamo sempre sui dei fatti. Quest'ultima, troppo spesso superficiale e raramente basata sui fatti, che in questo caso peraltro sono pubblici, quindi non sono neanche nascosti. Da spettatore, dice Naldi, mi sono sempre chiesto quale fosse l'obiettivo di spettacolarizzare le vicende giudiziarie, se non quello di giudicare, creare o distruggere le persone e la loro reputazione. Oggi che ne sono protagonista, chiude il suo pensiero Naldi, ne ho la conferma. La differenza del racconto, lui è stato disintegrato mediaticamente dalla vicenda sì. E sì, c'è stato. La stessa cosa che succede sempre alla Juve, ovviamente è negativo, la stessa cosa che succede mentre si raccontano per esempio le sponsorizzazioni. La Juve che manca di sponsor, la Juve che non è in grado di trovare lo sponsor, quale sponsor non arriva alla Juventus, mentre i nerazzurri che hanno appena presentato sulla maglia un nuovo sponsor non hanno un racconto scuro all'ingresso e durante. E voi vi direte: ma perché? E perché basta andare a cliccare su un nuovo sponsor sulla maglia nerazzurri, che io l'ho fatto, qualcuno mi evidenzia come da diapositiva di questo contenuto che la Consob lo avrebbe pubblicato perché si tratta di Bitcoin. Io sono entrato, ho cliccato e mi è apparso, attenzione, che potrebbe prelevarti la tua identità. Ora è una cosa abbastanza angosciante. E come mai dal punto di vista del racconto? Non la vediamo sulle pagine dei giornali e sui primi titoli che rimandano all'approfondimento? No, perché se è vero, se è così, è una cosa un po' angosciante. Mettetemi nei panni, non sono aiuto che fuori dei messaggi subliminari. Ci sarebbero naturalmente chilometri e chilometri di inchiostro non in bianco, ma soprattutto in nero. A proposito di differenze, lo abbiamo già notato nella prima giornata di campionato e vale anche per l'inizio della seconda. Cosa disse Rocchi? Tolleranza zero, solo il capitano può protestare. Ebbene, ancora Inzaghi che entra in campo protestando per il rigore e Barella, che non è capitano, che si scaglia contro l'arbitro e non becca neanche il giallo. Questa è la famosa tolleranza zero. Infine, il mercato di giuntoli con un impatto praticamente zero
perché tutti stanno facendo le pulci e il pelo agli acquisti, non sono finiti e verranno, e allora guarda quanto ha speso, deve vincere il campionato, ma nessuno tiene mai conto della bilancia del mercato. Ci sono gli acquisti, ma ci sono anche le cessioni, e il buon Massimo Pavan nei suoi primi piani di tutti.com invece lo evidenzia, Moise, Sulè, Ken, Ealing Junior, Parrenicea, Caio Giorgi, De Winter, e poi Correga, mica lui si caviglia, e le prossime, le future saranno i Secolo, i Miretti, i Muaremo, e ancora in Bangule, ancora i Barbieri, ancora i Giuricchi, metta qui. Perché il mercato del è sostenibile. Asterisco, parentesi, post-scriptum, il prestito di Conceição, il prestito di Conceição, solo oneroso e discusso. Attenzione, che qua Giuntoli ha giocato la carta, la mossa per sbloccare l'operazione. Sono 7 di prestito oneroso di bonus, ma c'è lo stipendio compreso pagato del calciatore. E ha una clausola il 15 luglio di 30 milioni, evidentemente la Juve, garantendo l'ingresso del prestito oneroso al Porto, si è garantita la possibilità poi di esercitare la clausola, e diventa un affare per molto giovane e molto promettente. La Juve crede in questo giocatore assolutissimamente. Sì, chiudo dandovi gli appuntamenti di tuttojuve.com, l'editoriale del giorno della domenica del buon Santarelli. Arrivano i nostri, nasce la Juve completa e intrigante. Andatevelo a leggere perché è pieno di contenuti. A proposito, oggi è il giorno di Atalanta Torino. L'allenatore del Toro Manoli si è un po' stizzito per questo passaggio prima della partita dell'Assurgo e della nuova porta all'Atalanta. Mi dischiano un po' le orecchie, cari bergamaschi. Questo mercato in corsa, prelevare giocatori delle altre squadre a mercato aperto prima dello scontro diretto.